E quindi mi può dire se secondo lui Draghi è la persona giusta per restare lì? Se lei fa parte dell'ala governista, non dell'ala di lotta, vero? Perché è giorgettiano. Galli? Io sono leghista. Lei è leghista, questo sì, lo so bene, Galli, ormai la conosco. Lei è molto leghista, ma è leghista ala, diciamo, governista. Ma guardi, io ho fatto qualche legislatura all'opposizione, in maggioranza. Nel mio territorio ho fatto 4 volte l'amministratore locale, quindi voglio dire, ho entrambe le esperienze. Io credo che si debba fare la lotta quando è giusto farla. Quando si governa, se però si ha il governo con altre persone e non si condivide tutto quello che gli altri vogliono fare, si cerca di convincere gli altri della giustezza delle nostre idee. Sembra la cosa più normale in un paese occidentale. Adesso dopo le faccio fare svariati commenti, tra l'altro, appunto, perché Zaia ha fatto una proposta, secondo me, molto ragionevole, arriverà più tardi, sul fatto che se ti fai il vaccino in un'altra regione, puoi registrarlo quando torni a casa, che mi sembra quelle cosine di buonsenso che però in Italia fanno fatica ad affermarsi. E dall'altra parte Giorgetti ha pure detto che possiamo usare la Green Pass per andare a ballare. Lei ci va in discoteca, Galli? Beh, diciamo, non ho più l'età, anche da giovane non ero un super, diciamo, frequentatore, però capisco che sono luoghi importanti, soprattutto in vacanza. Però vorrei ricordare anche al generale Figliuolo, che sicuramente ha fatto un ottimo lavoro in questi mesi, soprattutto, diciamo, dando una scossa rispetto così all'andamento un po' stanco di chi lo precedeva, nel senso che forse non era proprio il ritmo giusto. Però, detta questa cosa, bisogna ricordare al generale che il commissario straordinario si chiama commissario e straordinario proprio perché ha poteri fuori dalla normalità transitoriamente. E quindi sicuramente quello del collegamento dei sistemi informatici regionali è un problema, ma non è un problema insormontabile. Bravo, ma ha sentito Friedman? Quindi, visto che cioè, se lì ti fanno entrare i negozi, ti fanno lo sconto, ti fanno il vaccino, capaci di fare i vaccini fuori regione pure noi, diamine. Ma voglio dire, esatto, per cui credo che basti chiamare i responsabili informatici dei sistemi regionali, ma questo lo si poteva già fare da un po' di mesi, per dire e dare come obiettivo che nell'arco di un tempo ragionevole i sistemi regionali, dove già non lo facciano, si parlino, e a quel punto non credo che sia un problema così importante. Se tu sei di Varese come me e vai in vacanza in Toscana come ho fatto per tanti anni, se devi fare la seconda dose lì, con la tua tessera regionale in qualche modo ti metti in collegamento e lo puoi fare lì. Quindi credo che all'interno di un sistema pur disastrato come l'abbiamo raccontato fino adesso, sono cose che con un minimo di impegno, di buona volontà si possono fare. Un'esperienza diretta, no? Perché il mio compagno è residente al nord ed vive a Roma, anche nella prima dose tu facevi una pratica semplice, almeno in Regione Lazio era semplice, per cui mollavi il tuo medico di base della regione da cui provenivi, lo prendevi dalla regione in cui ti trovi per lavoro o per altri motivi e ti fai il vaccino. Cioè, a me non mi pare sta cosa, però che devo fare? Sì, ma non sembra molto complicato neanche a me, forse il generale Figliuolo, cioè, per dire, esercitasse il potere indiscutibile che ha e si imponesse un po' su questa cosa. Siamo a metà, quasi fine maggio, credo. Ma che forse da qui ha paura a metà per le regioni, si potrebbe sa fare. Che ci sono alcune regioni che sono in un ritardo terribile, casomai lui ha paura di quello, che poi alla fine ti ritrovi a fare le vacanze, allora, in una regione io capisco perfettamente il ruolo, perché lui ha un problema, giustamente da militare punta all'efficacia. Lui ha un problema che è quello di ottenere il risultato ed è bene che sia così, che abbia questa cosa in testa. Però ci sono una serie di problemi. C'è il discorso che per esempio si è allungato in alcuni casi da 3 a 6 settimane al richiamo, quindi non è colpa del cittadino che diligentemente aveva organizzato le vacanze tra il primo e il secondo richiamo e poi gliel'hanno spostato di 3 settimane. Per cui ci sono tutta una serie di cose che non dipendono dalle famiglie, quindi credo che sia dovere di chi amministra la cosa trovare pubblica le soluzioni. Di dare incontro alle esigenze. Allora, scusate, vedo che si sta